Questo vlog inizia così. Io, Giampitec, Nika e due ore di macchina. Che stranamente non abbaia. Saranno due ore di macchina veramente lunghe, ragazzi. Piccolo aggiornamento. Io vorrei andare a casa. Cioè, per farvi capire, siamo seduti, vestiti, con una piscina qua davanti che ci guarda. Perché dobbiamo fare mente locale su quello che... Dopo un'ora e mezzo di pianti e di strada un po' così, siamo arrivati nella villa, che è veramente figa. Troverete l'home tour nel canale di Giampitec. Forse. Noi ci siamo affidati, diciamo, al 100% a Manfredi per la scelta di questa villa. E la villa è veramente bella. L'unico problema è che... Non è animal friendly, sicuramente. Non è animal friendly perché Nika è qui da... 5 minuti e si è insozzata di rami, rametti, di quelli che proprio si infilano nel pelo e non si tolgono più. Quindi top. Secondo problema fondamentale: appena arrivata aveva una sete assurda, ha bevuto troppo velocemente e ha vomitato sul davanzale di casa dei proprietari. Sul davanzale di casa dei proprietari. E arriviamo al terzo problema, cioè che i proprietari di casa sono esattamente accanto a noi. Non accanto, attaccati. C'è una villa, una camera e dei proprietari che attualmente sono qui dentro. Poi avevamo pensato di iniziare a registrare oggi, ma dobbiamo un attimo capire perché Manfredi ovviamente doveva arrivare alle 3. Ancora sono le 6 e non è arrivato. Quindi anche lì non abbiamo manco il cameraman. Non inizia nel modo migliore, ma le vacanze che iniziano così di solito sono quelle che poi si rivelano essere le migliori. No, essere le migliori. Quindi voglio dargli ancora delle... Aggiungi una cosa, dobbiamo farsi il cane. Porco. La Nika, dobbiamo fare un patto noi. Dobbiamo fare un patto, Nika. Guarda, tutta piena di roba. Io me ne sto andando a casa, ragazzi. Cosa sono? Sono cose che pungono? Sì, da morire. No, compa, sto andando a casa veramente. Ce la lascio più. Giù, compa. No, compa, va a pigliare. Vieni qua, Nika. Tommaso, vieni qua. Guarda, si è riempita. No, ma il problema è sotto. Guarda, è poi sotto. Sono sti cose. Vedi, si frammentano in mondo. Ah, qua non ne ha. Ok, prendi questo, prendi questo. Guarda qua. Oddio, ma sono tutte cose pungentissime. Vacanza. Allora, Giampitec, che secondo me la dobbiamo prendere con filosofia. Io già che sai che cosa sto prendendo con filosofia. Il fatto che ti fotto la macchina e ti lascio qua e me ne vado. Tu sei peggio di un figlio. No, non è vero, però sei veramente impossibile. Però funziona, guarda. Almeno questo. No! Oh! No! Papà, come fai a mangiarla? Sono un po' acerbe. No, non ti senti tutta la bocca? Ma è tutto potassio, mangia. Devo imparare a buttare che l'ho comprata. No, la metti in frigo così. Da lì mangiare. Nika. Non la darò al cane. Ehi, no, non gli dare la banana. Oh, te la devi mangiare. Te la devi mangiare, compa, perché io l'ho comprata e tu l'hai aperta. Adesso l'hai morsa. Con la tua scrivania di morsi. Adesso la devi mangiare, Giampiero. No, te la mangiare la banana. Dai, che stai facendo? Mi bevo lo zucchero. Piccolo plot twist. Mi sono incazzato, visto? Mi fate arrabbiare. No, no, mi fate incazzare. No, non cazzavo. Mi sono appena rubato la camera di Giampitec. Giampitec detto cicciottone. Mi ha rubato la camera comunque semplicemente perché c'è quel cazzo di Ivana che veniva la sorella di Federica. Quindi me la prenderò con lei appena viene. Dio be- sì, però io nel tuo video non ho bestemmiato ogni 2 secondi. No, quindi ti metto le cose. Tra l'altro mi ha detto mi devono venire a portare le cose, sì. E sono potuto le chiavi di casa. Vieni qua. Oh, dobbiamo prendere le cose singolarmente. Tu prendi l'acqua, io prendo la piscinetta. Io farò una cosa per me. E allora, guarda qui, Tommaso, guarda che spettacolo di location. È uscito lo tour sul mio canale, andatelo a vedere, per favore, grazie. Però guarda che stato di vista, cioè guarda che piscina con che vista è. Ehi, che stai facendo? Oh, ehi. Giampitec, ma non abbiamo preso teli né niente. Ops, la famiglia, siamo dei coglioni. È il momento di fare il primo test della piscina. Nika è contrariata perché si vorrebbe tuffare. Giampitec, puoi farmi una piccola ripresa? Wow, bellissimo, Dio. Ciao Dogo. Beh, devo dire che come prima serata non c'è male. Cioè, guarda qua, ma dove vi porto? Veramente molto bello, guarda qua. Anzi, tieni. C'è un piccolo problema di organizzazione perché Manfred ha deciso di comprare mezza anguria. Tommaso, devi mettere questa anguria. Ah, era più facile del previsto. Bastava liberare Ma perché c'è un cadavere di baiana? Perché sto con io non se la mangio. Momento fondamentale, scelta della cena. Ma prima una piccola disinfestazione. Questa sera il menù cosa offre? Patè di olive verdi, gran pesto alla genovese, 100% con basilico fresco, pesto alla calabrese con ricotta e peperoncino, panna cucina senza latte. Che grande, Manfredi. Molto intelligente. Io opterò per del pancarré con dell'affettato, ecco, per essere più rapido. Manfredi ne ha comprati solo due, che stolto. Quando in realtà sai che tu ne mangi uno al giorno. Chissà cosa pensava. 3, 2, 1. Serio? Ma veramente? Ti giuro che è una cosa brutta per non ho me. Parole. Guarda, non sei sgamabile col fresh. Col fresh. The next day.
Buongiorno, principessa. No, per rompere la minchia. Che c'è? Hai sonno? È mattina. Mattina loro in bocca. Io ho i bestemmi in bocca. Allora signori, momento della colazione, 50 anni, fisichetto. Abbiamo un pancake, ovviamente di bulk, con dell'albume, ovviamente di bulk. E sopra andremo a mettere della crema spalmabile, ovviamente di bulk. Jumpy Deck invece con cosa si delizia questa mattina? Ma ce n'è zucchero, porco. Però, visto, non è atteggiamento giusto per partire di prima mattina. Con cosa ti delizia con questa colazione? Con un latte. Un caffè latte anna question, una cosa imbarazzante. Sembra il colore della merda. Ma mangia do schifico, asola. Tanto ci siamo alzati i primi di tutti questa mattina, che Jumpy Deck, diciamo che era ancora tra le braccia di Morfeo. E sale, porco. Ci vediamo dopo, perché Jumpy Deck ancora deve carburare. Allora, volevo documentare l'outfit di Luca Lombardo, rec. Pigiama dubbio con le lische di pesce, ma soprattutto tappina spunnata. Cioè, una cosa indecente, imbarazzante, indescrivibile. È cavigliere dell'amicizia. Sono tornato nel 2012. Signori, siamo pronti a, diciamo, iniziare questa giornata di riprese. Lo spirito non mi sembra quello adatto. Manfredi già è nel suo mondo, fatto di bambagia. Madonna. Però io, cioè, ogni volta è proprio rec. Ci sono 64 bestemmie. Cioè, non è più fattibile. Ho capito adesso Angelo ha avuto l'aumento. Però ti giuro, cioè, bip e basta. Cosa avresti detto nel mio caso se un piatto ti stesse arrivando in faccia? Intanto complimenti, perché la consecutio temporum mi ha stupito. Ok, poi la risposta poi te la do. Luca qua sta preparando tutta l'attrezzatura. Mi raccomando, fatto bene questo lavoro. Guarda qui, sembra un accrocchio di un ordigno, cazzo. Non giudicare, l'importante è che funzioni. Di questa crocchio, praticamente, non lo so, manco Radio Maria trasmette a queste onde così alte. E come sono le onde? Onde della Madonna. Direi di iniziare, ma sempre with a view. Piccolo momento verità di backstage. Stiamo girando 24 tricks in 24 ore. Non ne posso più, veramente. No, già, so, anche questo. Guardate che in 24 ore siamo tipo vicino al decimo in 2 ore, che è un grande risultato. Comunque, la villa ha già conosciuto tutto il mio parterre di bestemmie creative. Hai spaziato con tutti i santi anche. Signori, pausa pranzo dei trick. Siamo al 16esimo e già Jumpy Deck che è condizioni pietose. Niente. Aspetta un pranzetto leggero, perché non dobbiamo appesantirci. Ecco, l'acqua al sole è buonissima, perfetto. Ma vediamo cosa ha preparato la nostra chef per oggi. Ma chi minchia è questa squarata? Buona! Non ha un bel aspetto, ma la mangeremo comunque. Non è possibile, già mi gira tutta la testa, ho fatto niente. Però ci vomito dentro, forse lo riempio di vomito. Porca tu. Però puoi far vedere per favore che sono a buon punto. Guarda qui. Ho acceso anche il compressore. Ah, la mamma troia. Ovviamente, da professionisti del mestiere, adesso stiamo scaricando i files per liberare le memories. Poi abbiamo Luca che ogni 30 minuti ha bisogno di masturbare per liberare le endorfine, perché altrimenti non riesce a performare al meglio. Purtroppo al Decathlon avevano solo questa al discount. Luca Lombardo. Aggiorniamo questo bel vlog da buoni siciliani, quali siamo? Le priorità prima di tutto. Allora, barbecue, spesa, vino, che veramente mi vergogno di far vedere. Vino in bottiglia, 4 euro 2 litri. Ma magari vedi che questi sono i vini più buoni, quelli unexpected, quelli che ti stanno nel cervello, frate. Esatto, vino proprio da battaglia. E Jumpy Deck che organizza. Ci serve in piscina. Mia, devo farmi il filmato. Certo. Arrivo. Muoviti. Mi che sei bello, aspetta, fammi un po' di posa, 3, 2, 1, vai. Sono arrivati all'escort. Questa situazione merita una storia. Guarda là, che poesia. Ostaca. Sì, sposami. Mamma mia, guarda che vero maschio alfa. Esatto, fai vedere la panza. Bella pulla. Ok. Ridestabilizzata l'economia, riorientato lo sdegno del... Ogni mattina così. Comunque ieri non ho volgato, ieri sera, perché mi sono goduto la serata, ma abbiamo fatto un ottimo barbecue. E a testimonianza di ciò ci sono le braci, ormai spente, defunte, ma il nostro barbecue abitato a mano, e questa vite sbilenca ne è la prova, ha dato i suoi frutti e ha fatto il suo dovere. Molto soddisfatto. E come ogni mattina andiamo a svegliare Jumpy Deck. No, ma cagare la minchia anche io. Buongiorno, sì! Buongiorno! Apriamo, che la
giornata. Il mattino allora in bocca. Uno e due. E buongiorno principessa. Ecco qui, una nuova giornata iniziata. Siamo tutti a fare colazione. Mi sembra il caso che tu ci raggiunga. Ma buongiorno, ci siamo svegliati. Con un po' di ritardo, diciamo in generale, ma ci siamo svegliati. Colazione vista isole. Questo vlog è un quota jump. Ma lo vogliamo aggiornare questo vlog? Guarda che ben di Dio che hanno preparato queste ragazze. Cioè, ti giuro, in ogni momento della giornata io ti inquadri, fai qualcosa che non dovresti fare. Meglio fuori che dentro, dicevano al mio paese. Non ti posso dare torto. Cioè, io sto vloggando e mi hanno interrotto tutte cose. A me un mo fa aprire un nuovo vlog. No. Cioè, è una cosa imbarazzante. Allora, questa è guerra, maschi contro femmine. Adesso gli cagano nella pasta con gli spaghetti. Beh, la pasta col tonno, bella condita, muscoli e sentimento. No, questa è mia, no, poi divento piccolo. Ecco, adesso non crescerò mai più. Stesso giorno, anzi, giorno diverso, ma altra corsa. Ho fatto già il nostro Montarozzo, no, Sunset, Fisichetto, 50 anni. È un bellissimo momento di condivisione e di aggregazione sociale. Un applauso a tutti. Bello, bello pubblico in mie. Com'è? Buono. Fase 1, preparazione del gavettone. Qui poi succederà la fase 2, cioè il lancio del gavettone. Cioè, è morto. Lavare. Altro poco di vino. Dovete morire pazzi. Sei salita a lavare. E minchia. Coglione, rompi i coin, cos'è inutile. Che fai qua tutto il tempo? Che c'è? Oppa, mi ero nascosto da te, hai visto? Non minchia mia. Che ci fai qua? Ah, sono stanco. Perché adesso sono tutto qui tutto il tempo? Perché aspettava che io lo venisse a cercare. Fai chi tu? Io mi andavo in piscina a sistemare, mi aspettavo per scemo note. Schino, dai un bacio. Te, devo tornare un po'. No, mi schifo un po'. Amore, scendiamo. No, i bottini ce l'hanno. Vai. Porca. La mamma del t***o. Aiuto, aiuto. Che ridere, mamma mia, sono priato come un coglio. Ne vado. Due blister di ghiaccio. Ehi. Buongiorno, oggi non sei venuto a rompermi il capo. Oggi no, oggi ti ho lasciato. Perché ti sei svegliato stranamente prima di ieri. Cacchi, perché non fa? Era tutto un po' brilletto. Oh. Mica, scusami, questi sarebbero props di scena. Scusa, non puoi correre con un frisbee più grosso di te. Mica, vieni qua. Mica, vieni qua. Non mi sembra affatto una buona idea. Vuoi capire che non mi sembra affatto una buona idea? Ti sei intrappolato da solo, sei un cane stupido, sei un Carlino. Parola di Roberto Carlino. Ma che cazzo state facendo? Ma avete 80 anni l'uno, che fate qua al gym? Ah, risveglio muscolare e geriatria. Bello, buon divertimento. Cosa? Sì, sì, aspetta. Poi ti raggiungo col cazzo. Ed è tutto bellissimo quando una nuova giornata ci mostra una nuova preparazione. Vediamo oggi cosa hanno preparato per pranzo Jennifer e Natasha. Allora, abbiamo anelletti al forno che stanno andando a fare la crosticina. Complimenti, grazie ragazze per sfamarci. Jennifer e una Natasha. Tu è Natasha. A voi la scelta. L'ho fatto solo perché ho visto che avevi solo il telefono e non l'avrei preso. Ti prego, non mi ricordo. Cioè, mi ricordo che ero per un periodo fissato. Il tempo faceva tipo. Faceva. No, la badante, l'ultra novantenne con i problemi.
Pasta col tonno, 50 anni, fisichetto. Tu? Lui, guarda che bella vista. Pasta al forno di ieri. Pasta al forno di ieri e si vola. Guarda lì che bel maschio alfa. Tipo. Ragazzi, ho scatto rubato. Una piccola dimostrazione d'affetto non voluta. Oh. Signori, questo vlog purtroppo è giunto alla fine. E adesso vi saluteremo con un famoso MIP che è diventato virale in questi ultimi settimane. Cioè Armando Sparadise, che ci dedicherà una poesia. Una poesia che vuoi tu. Mi illumino di immenso. No, però con il tono di Armando Sparadise. Mi illumino di immenso, è molto bello. Non mi ricordavo facesse così. Comunque spero che il vlog sia piaciuto. Per altri consigli culinari seguiteci. Lasciate like, abbonatevi a Jumpitech che ha bisogno. Ascoltate il mio brano. Ascoltate il suo brano. Ci vediamo al prossimo vlog. Ci sono i cartelloni in giro oggi. Ci sono i cartelloni in giro? Sì. Ci sono i cartelloni in giro.